Carissimi fratelli e sorelle, la gioia del Vangelo, la gioia di essere cristiano, la gioia di servire Gesù Cristo, la gioia di amare il prossimo, la gioia di trasmettere la fede, la gioia di amare sia con tutti voi. E quando il Papa Francesco, nel suo documento, nella sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium, ispira a tutti noi e ci sollecita tutti ad aprirci a questa gioia. Vogliamo continuare per qualche settimana a meditare qualche parte di questo documento. Abbiamo visto la settimana scorsa, nell'ultimo incontro, come lui ci chiama ad una vita rinnovata e a rinnovare prima di tutto il nostro incontro con Gesù Cristo, da cui scaturisce ogni forma di gioia cristiana. E lui, Santo Padre Francesco, ci invita ad una conversione di spirito e a tornare a Dio, che non si stanca mai di perdonarci, perché eterna è la sua misericordia. E lui perdona sempre, non si stanca mai. Noi ci stanchiamo di chiedere perdono, ma lui non si stanca mai di concederci il suo perdono. E Santo Padre, dopo aver invitato tutti i cristiani a un rinnovamento di vita nella gioia, dopo il rinnovamento della nostra alleanza con Dio nel sangue di Gesù, ci fa una proposta ancora di gioia e ci presenta davanti la gioia come l'anima già dell'Antico Testamento. Nel profeta Isaia, infatti, il Signore invita il popolo a gioire. Il profeta dice: hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. E ancora continua dicendo: canta ed esulta, canta ed esulta. E un altro passo ancora: sali su un altro monte, tu che annunci liete notizie a Sion, alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. È sempre il Signore che parla attraverso il profeta Isaia: giubilate cieli, rallegrati o terra, gridate di gioia o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri. Vedete come la gioia pervade la scrittura, che naturalmente esamina anche le situazioni concrete del tempo, nel tempo in cui parlava il profeta Isaia. Erano tempi di miseria, di violenze, di invasioni, di distruzioni, deportazioni, eppure il Signore invita alla gioia: consolate, consolate il mio popolo, dice il Signore. Troviamo la gioia nel profeta Zaccaria, quando dice: esulta grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso. È un invito contagioso quello che il profeta fa. E il profeta Sofonia continua dicendo: il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente, gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Troviamo tanti inviti nella scrittura a gioia. Nel 54 capitolo di Isaia il Signore invita il suo popolo a gioire: gioisci, esulta tu che non hai partorito, ecco perché i tuoi figli saranno più numerosi della donna fertile. Perché? Perché Dio viene a consolare il suo popolo, viene a rinnovarlo. Fratelli, l'abbattimento non si concilia con la vita cristiana. Noi possiamo avere dei momenti di flessione, ma non deve essere questa la condizione. Perché oggi tanti cristiani stanno abbandonando le chiese? Perso la fiducia, ormai il male dilaga. Vedete, per esempio, in famiglia
L'educazione dei figli ormai è abbandonata, tanto i figli poi faranno quel che vogliono, perché perdere la fiducia? Ritorniamo all'incontro col Signore, lasciamoci permeare da questo spirito così comunicativo e contagioso che è la gioia del Signore. E questo è il primo modo per educare rettamente i figli. Come possono dei ragazzi accogliere l'educazione dei genitori tristi, scoraggiati, che litigano tra di loro? È una controevangelizzazione. Fatevi vedere, cari genitori, che vi amate sinceramente, che sapete gioire. Mio padre a tavola scherzava sempre. Mio padre a tavola sapeva divertirci, ma non solo a tavola, anche in altri momenti. Ed era un piacere ascoltarlo, ed era anche un piacere seguire i suoi insegnamenti. Ma perché ti comunica qualcosa di contagioso, di bello. La gioia è contagiosa. Vedete, quando uno vuole imbrogliare il prossimo, fa delle belle sparate, battute, esilaranti, in modo da cambiare il cuore dell'altro, renderlo offuscato nella mente, in modo che possa essere influenzato facilmente. No, la gioia deve venire dalla coscienza piena dell'incontro con Dio, dell'incontro con Gesù Cristo. E c'è un altro brano molto bello che il Papa cita, quello del Siracide: figlio, per quanto ti è possibile, trattati bene, non privarti di un giorno felice. La gioia pervade poi tutti gli scritti del Nuovo Testamento, non parliamo del Vangelo di San Luca. Rallegrati quando l'angelo va dalla Madonna, rallegrati, dice, quando la Madonna va da Santa Elisabetta, Elisabetta esulta di gioia. E la Madonna a sua volta esulta dicendo: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Quando Gesù inizia la sua missione, Giovanni esclama: ora questa mia gioia è piena. E quando Gesù viene presentato al cielo, al Tempio, già da bambino, 40 giorni dopo la nascita, il vecchio Simeone esclamò: ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Ora posso morire, perché sono arrivato al culmine della gioia. Come certi genitori, quando hanno visto realizzati i propri figli, li hanno visti ben sistemati, eccetera. Ora me ne posso anche andare, perché lo scopo della mia vita è compiuto. E vedete come la gioia deve essere la gioia vera, non quella che viene da un bicchiere di vino, quella che può sembrare che venga da una droga che ti scombussola, ti dà la sensazione di allontanarti dai problemi della vita, ma poi ricadi in una situazione peggiore di prima. Ora, questa mia gioia, Giovanni, è piena, e quindi a lui non interessa continuare a vivere su questa terra. Si è compiuta la gioia che aspettava. E Gesù stesso esultò nella gioia dello Spirito Santo. E tutta la missione di Gesù, la predicazione di Gesù, è fonte di gioia. Quando i pastori andarono a Betlemme ad adorare Gesù, furono prese da gioia, furono colmate di gioia. E dicevamo appunto, questa gioia accompagna in modo particolare il Vangelo di San Luca. I pagani che accolgono l'annuncio sono pieni di gioia quando Gesù opera prodigi, il popolo esulta, gioisce, dà lode a Dio. Quando una persona si converte negli Atti degli Apostoli, come l'eunuco di Etiopia, viene preso pieno di gioia. Così gli apostoli il giorno di Pentecoste furono riempiti di gioia e proclamavano le grandi lode del Signore. E dovunque i discepoli di Gesù annunciavano il Vangelo, le folle venivano prese da gioia, vi fu grande gioia in mezzo a tutti. Così anche nel carcere di Filippi, quando il Signore fece cadere le catene dalle braccia di San Paolo e spalancò le porte, egli fu preso dalla gioia ascoltando il Vangelo che l'Apostolo gli comunicava. Ora il Papa, con una battuta che potremmo dire un po' ironica, dice:
ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima senza Pasqua. Una volta entrando la Quaresima si faceva digiuno, via le musiche, le danze, per vivere un tempo di raccoglimento in preparazione della Pasqua però. E quindi anche a metà Quaresima la Chiesa invitava a gioire in vista della Pasqua. Il Papa dice: ma sono di quelli che però fanno solo Quaresima e non hanno di vista la Pasqua. Però riconosco che la gioia non si vive allo stesso modo in tutte le tappe e circostanze della vita, a volte molto dure. Cioè il Papa dice: riconosco che ci sono dei periodi difficili dove è difficile gioire, quando c'è una malattia, quando non ci sono mezzi necessari per potersi sostentare, quando manca il necessario per una vita decorosa. Ecco allora, dice il Papa, che la gioia cristiana si adatta e si trasforma e sempre rimane almeno come uno spiraglio di luce che nasce dalla certezza personale di essere infinitamente amato, al di là di tutto. Quindi il Papa dice: capisco che ci sono momenti difficili, che ci sono momenti di angustia, ma anche in mezzo a queste situazioni bisogna imparare a lodare e ringraziare Dio. L'abbiamo visto qualche settimana fa come la preghiera del cristiano deve essere sempre animata da questo spirito di lode, anche nelle situazioni contrarie, perché in tutto Dio riporta vittoria. Anche se, come dice il profeta, momentaneamente ho allontanato la mia faccia da te, adesso io torno, dice il Signore, a manifestarti il mio viso. E quindi Dio non abbandona mai il suo popolo, non abbandona mai le sue creature. E il Papa prosegue dicendo che la tentazione appare frequentemente sotto forma di scuse e recriminazioni, come se dovessero esserci innumerevoli condizioni perché sia possibile la gioia. Ma il tale mi ha fatto così, ma se le cose andassero così. No, fratelli, la gioia cristiana viene dall'incontro con Dio. Tu vivi questo incontro al di là delle situazioni che si possono presentare. Gesù anche sulla croce rimane la pace, perdona, intercede per i crocifissori, non impreca, è dominato dalla pace profonda, è dominato nei sensi dalle trafitture dei chiodi, ma il cuore è nella pace e lui non perde mai la gioia. Guardate San Massimiliano Kolbe, quando fu martirizzato ad Auschwitz, per diversi giorni fu lasciato senza mangiare, fino a che poi lo finirono con una iniezione letale. Per alcuni giorni lo misero in una prigione larga 80 centimetri per 80, insieme ad altri tre prigionieri. In piedi lui cantava lode a Dio, ma neanche in quelle condizioni si rattristò. E il suo canto poteva essere sentito da tutti i prigionieri che venivano rincuorati. Ma si può essere contenti e felici quando ti stanno uccidendo? Ma per lui quella è la vita, stare con Dio, non godere di qualcos'altro. Vedete come questi beni della terra, quando non sono usati in modo appropriato, diventano per noi non una forma di libertà, ma una schiavitù. Quindi dice Santo Padre: posso dire che le gioie più belle e spontanee che ho visto nel corso della mia vita sono quelle di persone molto povere che hanno poco a cui aggrapparsi. Perché i beni di questa terra, e il Santo Padre lo ripete e fa anche gesti di distacco per incitarci tutti a staccarci dai beni della terra. Lo dice chiaro che l'attaccamento ai beni della terra sono un grande impedimento a vivere la gioia cristiana. Santa Maria Maddalena dei Pazzi, scrivendo al Papa Sisto V, gli proponeva la riforma della Chiesa, ma da dove cominciare?
dal distacco dai beni della terra, diceva. Cominci lei, santità, a dare via tutto quello che ha. Se non può dar via tutto, come a volte succede, dia almeno una parte, ma dia via, perché altrimenti non può vivere nella gioia dello spirito. E quindi questo è estremamente importante, fratelli, questo atteggiamento di liberazione, di avere sempre di più, avere sempre di più, avere più del vicino, come quello c'ha un mestiere meno nobile del mio e fa più successo di me, allora io devo sopravanzare, a un lavoro ne aggiungo due, si trascura Dio, si trascura la famiglia, si trascura tutto. No, l'attaccamento ai beni, fratelli, non hanno mai fatto felice nessuno, perché Dio ripaga l'uomo dentro di sé, come dice il Signore stesso nel libro del Deuteronomio 7:7, io ripago l'uomo in se stesso, sia in bene che in male, cioè Dio ti ricompensa arricchendoti dentro, riempendoti di pace, di gioia, dandoti felicità, dandoti intelligenza, potenza, grazia, ma dentro di te pone questi beni. Così anche quando un uomo si allontana da Dio, il suo male e la tristezza che ha dentro di sé, il peccatore viene ripagato dentro di sé. E il Papa cita, il Papa Benedetto, che affermava che ci conducono al Vangelo, che cosa? All'inizio c'è della gioia cristiana, c'è una decisione etica, una grande idea, meglio, non c'è una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Ciò che dà senso alla vita è l'incontro con Gesù, che appunto arricchisce la creatura umana. E terminiamo questa citazione. Solo grazie a questo incontro, dice il Papa, ho reincontro con l'amore di Dio, che si tramuta in felice amicizia, siamo riscattati dalla nostra coscienza isolata e dall'autoreferenzialità. L'incontro con Gesù ci stacca da questo mondo vecchio, giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, cioè cristiani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi, perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Lì sta la sorgente dell'azione evangelizzatrice, perché se qualcuno ha accolto quest'amore e gli ridona il senso della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo agli altri? Ecco, da qui nasce allora il bisogno di evangelizzare, bisogno di comunicare ad altri. Vedete nel Vangelo, quando Maria Maddalena ha l'incontro con Gesù risorto, corre ad annunciarli agli apostoli, quando i due discepoli di Emmaus incontrano Gesù, corrono indietro, fanno 10 miglia a piedi di corsa per andare a portare la lieta notizia. Perché? Perché la gioia ti riempie l'anima. Come sono nate le maratone? Quando i greci batterono i persiani, un soldato corse ad Atene a dare la bella notizia, fece 42 chilometri di corsa, dette la notizia e stramazzò a terra. Ma dove trova tutta quell'energia? Dalla gioia della notizia che doveva portare. Vedete, fratelli, allora, i nostri scoraggiamenti, le nostre tristezze stanno a denunciare un vuoto dentro di noi, e Gesù ci si presenta come colui che ci vuol riempire, e noi proviamo a dirgli il nostro grazie. Grazie Signore Gesù, grazie che mi stai chiamando, richiamando, e non ti stanchi mai di chiamarmi a questa vita piena, a una vita di gioia, a una vita completa, a una vita sazia, a una vita che sia perfettamente realizzata nell'amore, nella gioia. Tanti di noi, Signore, hanno cercato gioia nei piaceri, nella gloria, nel potere, nel successo, nella ricchezza, ma il risultato è sempre quello.
Non c'è niente a questo mondo che può saziare il cuore dell'uomo se non la tua grazia, la tua tenerezza, la tua benevolenza. Signore Gesù, grazie di questa ventata di Spirito Santo che tu stai dando alla Chiesa e all'umanità intera oggi, perché stai comunicando la dolcezza del tuo Spirito anche a tanti non credenti, anche a tanti lontani dalla fede, a tanti di altre religioni, perché quello che tu stai donando è esattamente ciò che il cuore dell'uomo desidera: amore, santità, benevolenza, misericordia, bontà. Grazie Signore di questa benedizione che tu ci doni, ricolmandoci del tuo Santo Spirito, e l'opera che stai iniziando nella Chiesa, Signore, arrivi a compimento per tua grazia. E noi fin d'ora vogliamo dirti: Signore, ti voglio seguire, Signore, ti voglio accettare, Signore, reclutami pure tra gli evangelizzatori, cominciando da quelli della mia casa, dai vicini di casa, da coloro che incontro. A te Gesù la lode e la gloria per sempre, e la tua Santa Madre ci accompagni sempre col suo materno amore. Lei che una volta che ti ha accolto in grembo ti portò da Elisabetta e santificò Giovanni nel suo grembo, e lei che volle che tu portassi gioia a Cana, lei con la sua intercessione ha aperto il cuore della Chiesa alla fede, oggi apra anche i nostri cuori a incontrarti. Amen.